Niente, tu prendi un panettone e il panettone mentre lievita la distanza tra i canditi si allarga. Poi si espande lo spazio, no? Però immagina che ora adesso lo fa infinito, che è una goduria e mezza, è un po' infinito, però comunque lui continua a lievitare, no? Quindi la distanza si espande comunque, però il concetto, siccome è infinito, il concetto di dove si espande non c'è più, cioè invece ovunque si espande. In realtà ogni punto vede i canditi recedere da lui omogeneamente, cioè ogni punto in un certo senso è al centro dell'universo, perché non è che intorno a ogni punto, se il panettone è infinito, vede che si allontanano i punti intorno a lui e più i canditi sono lontani, più la velocità di allontanamento è alta. E questo vuol dire che l'universo si espande, ma ogni punto è lo stesso punto, e non c'è un punto privilegiato, non è che l'universo si espande attorno a un punto. Dal 92 fu scoperta una cosa che si chiama Cosmic Microwave Background, la radiazione di fondo, e che vediamo veramente incredibilmente. Quella è una fotografia dell'universo quando l'universo aveva 300 miliardi di età, adesso l'universo ha 15 miliardi di età, cioè dal Big Bang, da quando l'universo era denso come. Così denso che tutta la massa che vede l'universo era in un millimetro cubo, anche in realtà anche più piccola, quindi una cosa immensa. Dal tempo che è passato, da quel tempo a quanto è adesso grosso, sono passati 15 miliardi di anni. Però nel 92 abbiamo scoperto una radiazione di fondo che analizzandola si vede, cioè una fotografia dell'universo, sai, come quando era bambino, quella quando l'universo aveva 300 miliardi. Ed è quella che misuriamo con estrema precisione e ci dà una fortissima conferma della isotropia o omogeneità dell'universo. Cioè, le violazioni dell'omogeneità e dell'isotropia sono a livello di 10, di una parte su 10.000, 10.000, sono minuscole. È fantastico. Sembra proprio che è così, insomma.